Facciamolo accompagnare qui. Allora il pubblico ministero niente. Il pubblico ministero, no vabbè. Rileva che si tratta di un problema di ordine tecnico che non comporta soluzioni di ordine giuridico. Di ordine tecnico che non comporta soluzioni di ordine giuridico, ma materiali. Che potranno essere opportunamente adottate. La Corte su questo punto? La Corte dichiara non luogo a provvedere. Per le considerazioni rassegnate dal pubblico ministero. Si procede pertanto all'interrogatorio? Il Presidente dispone che l'imputato Rina sia condotto sul podio onde procedere al suo interrogatorio e ripeta le sue generalità. Rina, Salvatore, o Giovanni, si sente bene? Io di Giovanni? Più vicino. Nato a? Rina Salvatore, fu Giovanni, nato il 16-11-1930, Corleone. Il suo domicilio nella Libertà? Rua, via Rua del Piano 13. Corleone? Sì, Corleone. Rua del Piano numero 3. Rua del Piano numero 13. È sposato? Sì. Ha fatto il servizio militare? Purtroppo no. Ha proprietà intestate a suo nome? No, non ho niente, non lo tenete. Ha precedenti penali? Oh, questo ce n'ho parecchi, ne ho presente. La sua attività, che mestiere fa? La mia attività è mestiere agricolo, io ero agricoltore quando ero giovane. E dopo mi sono dato da fare, ho lavorato quest'ultimo tempo in una ditta di costruzione e quindi ho cambiato la famiglia. Era una persona anziana che mi dava lavoro da più da 20 anni. Avevamo un cantiere, avevamo un cantiere piccolino. Faceva parte 12, parte 13, parte 14 appartamenti, mi dava prima 300 manarili al mese e poi l'ultimo tempo mi dava alla settimana e poi l'ultimo tempo mi dava 400 manarili alla settimana e campava la famiglia. Io, signor Presidente, sono un lavoratore, non sono quello che si dice nei giornali, nelle televisioni. Aspetti un momento. Lei, chiariamo, lei di questo processo è imputato dell'omicidio del dottor Michele Reina avvenuto a Palermo il 9 marzo 1979. Il dottor Michele Reina era il segretario provinciale della Democrazia Cristiana. Dell'omicidio della presidente della regione Pier Santi Mattarella avvenuto a Palermo il 6 gennaio del 1980. Dell'omicidio di Pio La Torre, segretario provinciale dell'allora Partito Comunista Italiano, avvenuto a Palermo il 30 aprile 1982, nonché dell'omicidio dell'onorevole La Torre Rosario Di Salva,
avvenuto contestualmente. È imputato pure delle connesse imputazioni relative alla detenzione e porto illegale di armi e altri illeciti connessi. Lei ci deve dire anzitutto se intende rispondere per difendersi. Certo che devo rispondere, signor Presidente, perché sono qua allora. Sono avvertito qua, dalla facoltà di astenersi, risponde, non intendo avvalermi di tale facoltà. Dunque, la sua, per riassumere i termini dell'accusa, le sue responsabilità, secondo l'impostazione accusatoria, derivano dalla circostanza che lei da molto tempo, perlomeno dal 1973, avrebbe fatto parte con posizione di prestigio della cosiddetta commissione, cioè a dire dell'organismo preposto al governo dell'associazione criminosa denominata Cosa Nostra. Questo convincimento dell'accusa è sorretto. Ma mi scusa, posso interromperlo? No, aspetta un minuto. Allora. È sorretto sulla base delle deposizioni che sono state acquisite di personaggi che avevano a suo tempo fatto parte di questa associazione, che poi si sono dissociate e sono divenute collaboratori della giustizia. Io le enumero quelle che finora sono state acquisite in questo processo. E sono quelle di Vitale Leonardo, Calderoni Antonino, Buscetta Tommaso, Contorno Salvatore, Francesco Marino Mannoia, Vincenzo Marsala. E risultano deposizioni anche di altri che però ancora non fanno parte di questo processo. Che cosa ci deve dire al riguardo? Perché la determinazione di realizzare questi omicidi sarebbe avvenuta proprio ad opera dell'organo direttivo di Cosa Nostra, cioè appunto della predetta commissione. Che cosa ci deve dire al riguardo? Signor Presidente, cominciamo a riguardo che cosa io ho da dire. Signor Presidente, mi scusi, mi pare che... No, lo faccia rispondere. No, Presidente, mi scusi, relativamente alla sua contestazione. Vostra Eccellenza ha detto che... Eccellenza, lo lasci stare. Vostra Signoria ha detto che risulta delle dichiarazioni di Buscetta e di un altro... Le ho enumerate tutte. E di Contorno. Quelle che ci sono nel processo. No, non ci sono nel processo, Presidente. Ancora nessuna contestazione. Sono agli atti. Non sono state confermate ancora di persona. Sono state contestate. Ah, vabbè, è prima. Siamo col vecchio rito, col rito del processo del codice penale 1980. Ho detto che fanno parte del processo. Sono state acquisite, anche se ancora non sono state dichiarate utilizzabili ai fini della decisione. Prego, risponda. Ma mi scusa, posso anche rispondere all'avvocato? No, lei a me deve rispondere, non all'avvocato. No, rispondo anche pure a lei. Ma che problema abbiamo? Mi scusa se mi sono forte, che problema abbiamo di rispondere per uno o pentito o collaboratore come lo dobbiamo chiamare o se dobbiamo rispondere per tutti? Uno vale l'altro, anche perché sono tutti uguali. E quindi con calma cominciamo piano piano e cerchiamo di vedere. Lei mi pare che ha letto, si presume, signor Presidente. No, si presume, non si, ho detto no, si no, presume. No, lei l'ha detto così. L'accusa fonda il suo convincimento su queste deposizioni. Ora, vediamo queste deposizioni, queste pentite, perché io le chiamo pentite, lei mi scusa e mi perdona. Se le può chiamare pure pentite. Le chiamo pentite, io le chiamo con il mio dialetto, anche perché poi sono un quinto elementare, manco sparte, quindi sono un povero analfabeto, e quindi le chiamo con un po' il mio... Parlando di Buscetta, o parlando di Condorno, o parlando di queste, signor Presidente, questi una volta, ai tempi... quando c'erano le lettere anonime, si chiamavano lettere anonime. Ora che le lettere anonime vengono cestinate e non sono più valide, allora si sono create queste pentite
che cosa fanno? Che una volta la lettera anonima non era firmata, ora si firmano perché certamente non è come si dice lei che loro si sono associati, non sono associati, perché né io ho fatto associazione con nessuno e manco loro hanno fatto associazione con me o discutere o stabilire. Quindi questi qua oggi, essendo gestiti, questi signor Pendite sono gestiti, lei mi può dire da chi? Da chi ha il comando di gestirle, signor Presidente? Chi ha il comando di gestirle le gestisce, e le gestisce in un modo tale che quello che dice uno dicono tutti, perché sono a braccio, perché camminano, come so dire, a braccetto, perché c'è coi gestisci. Lei se mi dice a me quelli gestisce, ma questo non lo so io che gestisce, ma certamente sono gestiti. Quindi un giorno, diciamo tanti anni fa, erano lettere anonime queste, oggi mettono la firma, lei sa che con la firma si esce di carcere, si prendono i soldi, si prendono i mesate, si prendono le stipendie, si prendono le ville, quindi certamente tutti cercano di fare i pentiti, tutti cercano di pentire accusando agli altri innocentemente. Signor Presidente, qua bisogna invece guardare e scendere nel profondo dei pentiti. I pentiti debbono portare il riscontro, signor Presidente. I pentiti non debbono dire, oppure lei mi viene a dire a me, ma è più di uno che lo dice. Signor Presidente, ma che cos'è più di uno? Che sono tutti a braccio e che sono gestiti. Questo dobbiamo, cioè, no, mi scusa, guarda, fai parlare. Questo dobbiamo cercare di approfondire. Che cosa sono queste pentite? Di chi sono gestite? Come sono gestite? Perché sono gestite, signor Presidente? Ma lei li conosce? Ma io non conosco nessuno di questi. Nessuno di loro conosce. L'altra cosa che gli devo chiedere, ma perché queste non mi debbono fare il confronto e mi dicono dove ci siamo sedute? Dove siamo? Oggi siamo sedute all'aula bunga e si stabiamo discorrendo del processo Reina, la Torre e compagnia bella. Queste qua debbono portare prove, signor Presidente. Non debbono dire, me lo desse Bondate, me lo disse Badalamenti, me lo disse questo, me lo disse questo. Signor Presidente, Badalamenti è stato interrogato in America di tante presidente, credo che l'ha interrogato pure lei, se non l'ha interrogato l'ha interrogato. Deve domandare a Badalamenti se è vero quello che dice Buscetta. Buscetta dice un sacco di frantoni, un sacco di fesserie. Signor Presidente, i pentiti di oggi, lei ha visto che cosa sono? Sono quelle che fanno buttare all'avvocato Montana e si uccide, sono quelle che fanno sparare al giudice signorino, sono quelle che fanno arrestare pezzi grossi della polizia. I pentiti sono queste, i pentiti sono un'arma troppo pericolosa, fanno quello che vogliono. Signor Presidente, che cosa si viene a dire? Cerchiamo invece di approfondire, lei da Presidente, la Corte tutta, cerchiamo di approfondire veramente queste pentite, che sono, che cosa vogliono e che cosa fanno. Signor Presidente, questo dobbiamo vedere. Invece, in base alla Torre o Reina, signor Presidente, io non è che ho fatto mai politica, non sono un politicante, non ho ambizione di appigliare il posto di Pio La Torre, manco di Mattarella. Queste sono cose politiche, qua dovete vedere più in alto, dovete cercare altrove, non dovete cercare in me, in Salvatore Reina, un povero agricoltore e poi si è dato da fare per campare la famiglia a lavorare. Signor Presidente, di Reina si è voluto fare un parafulmine italiano, di Reina si è voluto fare per dire scarichiamo tutto lì, pentito. Ma Reina non è quello che dicono loro. A Reina gli devono portare prove. Dove ci siamo seduti, signor Presidente? Se io ho mandato uno a fare una cosa, ci abbiamo dovuto sedere a qualche parte. Ci doveva essere qualche altra persona presente. Se si parla di cupoli o di scupoli, io non potevo essere solo, dovevamo essere tanti. E vediamo dove erano quest'altro, chi erano, signor Presidente. Io mi scusa, se vuole posso pure continuare e gli dico, io il contorno e Buscetta, io ho passato il processo terzo, signor Presidente, e desidero che gli avvocati miei prendano copie e portano. Io nel processo terzo ho accusato di Buscetta e di... Processo quale? Io ho accusato di Buscetta e accusato di contorno, io sono stato assolto di tutti gli omicidi dell'associazione. E signor Presidente, gliene devo dire una. Quando il condono è stato interrogato in America dal Presidente, a sua volta, che non ricordo il nome, che ha fatto la causa, ma lo potete vedere nei documenti, ci ha detto, ma lei che ci ha visto fare a Reina? Dice, io niente. Carice come l'accusa, ma così.
E allora il presidente gli ha detto metta a verbale, mettiamo a verbale, mettendo a verbale il condono non ci ha visto fare niente a Signa, non ci ha visto commettere niente. E io vengo a sorte, signor presidente, io vengo a sorte in primo grado, vengo assorto in secondo grado, vengo assorto in Cassazione. Quindi allora queste pentite sono dei falsi o sono dei veri? Perché in un processo mi trovo condannato con le stesse pentite all'ingastolo, in un processo con tante omicidi mi trovo assolto per non avere commesso i fatti, addirittura manco per l'associazione vengo condannato, signor Presidente. E questo c'è da dire. In Marsala, io gli voglio parlare un minuto di Marsala. In Marsala, qua, in questa corte, dice che mi conosce, dice che siamo state lì in campagna da lui, abbiamo fatto una riunione, ma guarda caso quando l'avvocato Feleccia gli domanda ma che altezza è Salvatore Sira? Dice più alto di me. Quanto è lei? 1,75 m. Signor Presidente, mi scusa se mi alzo. Sina Salvatore è più alto di 1,75 m. Sina Salvatore è 1,60 m, 1,61 m, cioè. Allora a questo punto l'avvocato Feleccia ha tirato la tessera di riconoscimento e gliel'ha portata al Presidente per dire ma guarda che questo è un grandissimo bugiardo e falso, perché un uomo, signor Presidente, che conosce, un uomo che ci parla, un uomo che discute, un uomo che va in campagna e gli è 15 centimetri in più, e mi metto la tocca a carabiniere e vediamo che cosa sono 15 centimetri. Ma 15 centimetri per un uomo sono come un metro, come due metri. Ecco perché allora in Marsala non mi conosceva, in Marsala diceva delle bugiarderie, in Marsala diceva tutte cose frantoni, e il Presidente a questo punto mi ha dovuto assolvere, non è che mi ha assolto così, perché in Marsala non mi conosceva, ma in Marsala aveva detto lì, anche in corte d'assise, che sì, è venuto in campagna da me, abbiamo fatto la riunione, a me me l'hanno presentato, io lo conosco. Ma signor Presidente, come si va avanti con queste pentite così? Io se vuole posso pure continuare, se vuole mi posso pure stare zitto. Ma la dice una cosa, sì, dei suoi coimputati in questo processo conosce qualcuno? Io non conosco nessuno dei miei. Greco Michele non lo conosce? No, non conosco Michele. Bernardo Provenzano non lo conosce? No, lo conosco. È paesano suo? È un mio paesano, però io non lo conosco, non l'ho mai incontrato e non l'ho mai visto. Brusca Bernardo lo conosce? Non lo conosco. Giuseppe Calò lo conosce? No, nemmeno. Ma signor Presidente, se le vuole leggere, io non conosco nessuno di quei imputati. Madonia Francesca, abbiamo finito. Sì. Francesco Madonia lo conosce? No, non lo conosco. Gerace Antonino di Partinico? No, nemmeno. Detto Nenè, non lo conosce? No, nemmeno. Allora, fatemi per valorizzare la riassuntiva e poi chi vuole può fare delle domande. Mi protesto innocente da ogni addebito. Non ho capito, parlava con me? No, sto dettando. Mi protesto innocente da ogni addebito. Le accuse rivoltemi da quelli che io definisco pentiti, non le definisco, ma che in realtà le chiamo io, così. Sono persone che rivolgono accuse unicamente per trarne beneficio personale, sono del tutto infondate. Signor Presidente, poi una parola. Di essi io non conosco alcuno. Di essi io non conosco alcuno. Così come conosco, non conosco alcuna delle persone con me coimputate in questo processo e che Vostra Signoria mi menziona. Conosco il nome soltanto di Bernardo Provenzano, poiché è il mio compaesano, ma non l'ho mai visto.
chi deve rivolgere delle domande, cominciamo dalle parti civili. Non ha finito, dica, dica. Scusi, Presidente. Io volevo dire, per quale motivo doveva, cioè quale interesse aveva io di uccidere o Mattarella o Geina o la Torre? Aveva detto Antonio lo sapete, cioè che interesse ho io? Quali sono i motivi che io posso avere con queste persone? Cioè, voglio che lo mette, vale pure per dire, ma i motivi. Faccio presente che io non avevo nessun motivo di partecipare agli omicidi di uomini politici, quali quelli che mi vengono attribuiti. Presidente, aveva detto prima, non è stato verbalizzato, che io non... C'è la legislazione, avvocato. Sì, ma siccome nella sintesi è meglio farlo, ha detto lui, io non ho mai svolto attività politica, non conosco mai svolto attività politica. Esatto. Non ho mai svolto attività politica, ma quello che voglio. E allora, chi comincia... Avvocato Crescimano, faccia in modo di farsi vedere. Sì, Presidente, la postazione 70, grazie, è già accesa. Francesco Crescimano, difensore della parte civile Mattarella. Presidente, preso atto di tutto quanto ha testé detto l'imputato Salvatore Riina, e cioè, per definire il quadro, la non conoscenza da parte sua di coloro che lo hanno indicato come posto a capo della... Commissione di Cosa Nostra, credo di non ricordar male, avvocato Fileccia, che sia stato indicato, per favore non interrompete, da più anni a questa parte come il capo della cupola della Commissione di Cosa Nostra. Ritengo di non ricordar male ancora una volta, avvocato. Preso atto comunque che non conosce nessuno di coloro che lo accusano, di coloro che sono con lo stesso coimputato, né che avesse ragione alcuna di ordinare gli omicidi per cui oggi è processo, mi rimane l'esigenza di capire un po' meglio. Intanto nell'anno 1979 l'imputato Riina era latitante? Lo chiedo allo stesso. Sì, era latitante. Se era latitante, perché lo era? Ma è una cosa semplice, io mi dovrebbe partire da lontano, se il Presidente me lo permette, io devo dire perché era latitante. Lo dica, lo dica. Perché è giusto che... Io nel 1969 ho fatto un processo a Bari e quindi a Bari sono stato assolto di 8 omicidi, associazione. Quindi essendoci assolto di tutte queste cose aveva pensato di rimanere lì, sulle zone di Bari, a Bitonto. Quindi aveva fatto una richiesta di restare lì a Betonto e non tornare più a Corleone o, per meglio dire, in Sicilia. Da questo punto che cosa mi succede? Dopo 3 giorni che sono libero lì, che già aveva fatto richiesta al municipio di Betonto, cioè mi sono pensato di fare così, però non è che mi sono buttato la tante, perché pensavo 5-6 anni in carcere, assolto per non aver commesso i fatti, assolto per l'associazione, assolto per tutte le cose. A questo punto non mi ho sentito di andare a soggiorno obbligato e sono andato a finale tante. Questa è la risposta che do all'avvocato, che è la verità, non è che... Quindi stabilito che nel 1979 lei era latitante... Impropriamente latitante. Irreperibile, ha ragione, avvocato. Perché poi, signor Presidente, avvocato, io andavo a lavorare regolarmente, a me non mi ha cercato mai nessuno, a me non mi ha fermato mai nessuno, io prendavo l'aereo, pigliavo cioè il treno per andare a Trapani, pigliavo l'autobus, quindi a me non mi ha mai fermato nessuno, a me non ha mai detto niente a nessuno. Ecco, può dirci nel 79 dove si trovava allora? Ma signor avvocato, come faccio a 79 dirgli dove mi trovavo? Se io gli domando a lei dove si trovava a 79? Sono in grado di dirglielo con assoluta precisione. Ma certo, come faccio a dire dove era i giorni, cose? Posso dirgli che lavorava presso questa cantiere, questa persona che mi dava lavoro. A Palermo no. Ma forse in questo tempo eravamo in Giavani, credo. Perché lui ha fatto pure 2 o 3 palazzetti in Giavani. In quel periodo ebbe mai modo di venire a Palermo? Ma non penso, perché c'era lì il cantiere e dormivamo là, e una volta tanto ci entravamo.
Quindi non ha mai mantenuto contatti col suo ambiente di origine, cioè di Corleone? No, no. Tant'è vero che credo che lei ha potuto vedere che i bambini miei, i miei figli, non conoscevano il paese. Quindi credo che è una cosa proprio spontanea. I bambini non conoscevano il paese, non conoscevano mia madre, né mie sorelle, né i nonni. Sì, ma io infatti non le chiedo dei suoi figli, che tra l'altro devono, per quanto che, mi riguarda, rimanere estranei a questo per processo, che io, per dirgli, avvocato, che io non ho mai frequentato manco il mio paese. Quindi io non ho avuto... Quindi fin dal 69 non l'ha mai frequentato? No, anche dopo non ho frequentato. Dico, a partire dal 1969 non ha mai dal frequentato? Dal 69, dal momento in cui io me ne sono andato dal paese, io il paese non l'ho frequentato. Con Palermo, mi diceva poc'anzi, non ha mantenuto in quell'epoca, soprattutto intorno al 1979, alcun rapporto. No, 1979 no. Parlo, non più 69. No, no, nessun rapporto. Quindi ha avuto modo di venire a conoscenza dei fatti accaduti in quell'epoca a Palermo, l'omicidio del dottor Reina, in particolare poi all'inizio dell'80, per ciò che mi riguarda, l'omicidio del presidente della regione Piersanti Mattarella? Tramite televisione, certo, televisione, il giornale, principalmente la televisione. Lo ha preso e dello stesso fatto non ha mai avuto occasione di parlare con nessuno. Parlo dell'omicidio Mattarella, che è ciò di cui mi occupo direttamente. Avvocato, con nessuno, perché io non ho interesse di parlare. Io facevo lavoro, casa, moglie, famiglia e chiesa, come si suol dire, da parte nostra. Quindi nessuna indicazione lei ha avuto in ordine alla causale, modalità, circostanze di questi omicidi? No, nessuna occasione. Nessuno gliene ha mai parlato, nessuno le ha mai riferito nulla con riferimento all'omicidio Mattarella? No, tant'è vero che io fino all'altro giorno manco sapevo che era votato per Mattarella. Cioè, questi omicidi per me sono un po' come cascato dalle nuvole, tutte queste cose. Va bene, Presidente, grazie. Avvocato Calasso. Avvocato Calasso, parte civile di Salvo. Tre domande, Presidente. Una, se sapeva chi era Pio La Torre. Risponda. Ma io non so chi è questo Pio La Torre, perché come aveva detto al Presidente, avvocato, non ho mai fatto politica. Quindi io non so, La Torre per me è come per esempio da noi ci potesse essere La Torre. Quindi credo che anche lei possa sapere che da noi ci sono pure La Torre, avvocato Calasso, a Corleone. Perché sì. Se non ricordo male, lei anche a Corleone ha studiato. Sì. Me lo ricordo quando era giovanotto che andava alla scuola. Quindi per La Torre io conosco i corleonesi. Può chiedere, Presidente, se conosce appunto a proposito dei corleonesi Luciano Liggio? Sì che lo conosco. Sono stato imputato a Bari assieme nel processo dove siamo stati tutti assolti. Se lo conosceva prima? No, da prima no, perché io l'ho conosciuto in carcere lì a Bari. Liggio ha detto di conoscerla. A Bari. Liggio ha detto di conoscermi a Bari e io l'ho detto che l'ho conosciuto a Bari, avvocato. Non cerchiamo di cercare i punti però, avvocato. Liggio ha detto che mi ho conosciuto a carcere perché siamo stati lì assieme e io l'ho conosciuto lì a carcere a Bari assieme. Quindi prima non lo ha conosciuto? Prima non l'ho conosciuto. Neanche quando stava a Corleone? Ma guarda, io a Corleone me ne sono andato circa da 18 anni, perché il racconto non l'abbiamo detto. Io 18 anni lei ha detto che No, io ho 18 anni, ma scusa, ora vediamo quando che manco da Corleone. Allora ci prendiamo a fare un buon discorso, per rispondere a lei. Io a 18 anni ho avuto una lite da ragazzi lì, una rissa, è successo che io sono stato ferito, è successo un omicidio e quindi me ne sono andato in carcere e aveva 18 anni. Quindi sono ritornato a 24-25 anni. E poi sono stato a essere imputato per altre cose e quindi io a Liggio non lo potevo conoscere perché era, quei tempi che io ero al paese non abitavo lì al paese. Ma lei nel 1957 era a Corleone? 57 sì. E si ricorda che ci fu una sparatoria nel corso della quale morirono molte persone? 57? Sì, se lo ricordo, certo. Ne conosceva di questi? Ma no, non conosceva nessuno io. Un'ultima domanda, Presidente. Lui non conosce, ha mai sentito parlare
nell'ambiente che ha frequentato di Cosa Nostra, associazione criminale Cosa Nostra? Guardasse che io, avvocato, non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non conosco nessuna. La domanda è se ne conosce l'esistenza. Se ne ha sentito parlare. No, non ho sentito parlare. Quindi quando lavorava in questo cantiere, svolgeva questa sua attività, diciamo, mentre era prima irreperibile e poi latitante, non ha mai sentito parlare di Cosa Nostra, no. Non conosce questa organizzazione? No. Non sa nulla di questo? No, avvocato. Quindi l'ha letta soltanto sui giornali? Ma ha sentito la televisione, il giornale, sì. Non ho altre domande, Presidente. Mi scusi, signor Rina, lei poco fa ha detto di avere sentito e mostrava di conoscere quello che ha detto Contorno in America, mostrava di conoscere quello che ha detto Buscetta. Adesso sta dicendo di non avere mai sentito parlare di Cosa Nostra. Sì, però tramite il giornale, perché poi ho l'avvocato che mi difendono, quindi l'avvocato mi mandava nei notizie, l'avvocato Felice mi mandava la cassetta per quello, cioè, perché è andato in America a interrogare a questo Contorno, e quindi poi ho avuto i notizie dell'avvocato Felice. Quindi anche per quello che riguarda il processo Mattarella è da presumere che l'avvocato gliene abbia vagamente parlato? Ma negli ultimi tempi, così, perché io manco sapevo che ne manco imputato per queste cose. Quindi quando c'è stata l'ordinanza di rinvio a giudizio lei non ha avuto notizia? Che no, io, se dottoressa, signor Presidente, come devo chiamare, la chiamo dottoressa, quindi credo che è meglio così. Dottoressa, io da questo mese che sono in carcere mi sono arrivate tutte ora queste notifiche. E qualcuno ancora manco mi ha arrivato, cioè a me mi hanno arrivato ora i mandati di cattura che io manco sapevo che l'aveva, dall'84, l'ho avuto tutti questi giorni notificati a Re Bibbia. Sì, questo lo sappiamo, che li ha avuti notificati materialmente a Re Bibbia. Sì, però lei ha detto che seguiva la televisione, ha saputo che c'era stato l'omicidio, ha parlato e ha saputo controbattere le dichiarazioni dei pentiti dicendo che non forniscono riscontri, quindi le conosce. Sì, ma questo perché io la televisione l'ascolto, dottoressa. E quindi per Mattarella non lo sapeva di essere imputato anche tramite televisione? No, non sapeva che era imputato. Che c'era questo processo non pendente sapeva che era qui imputato, a Palermo. Ne prendiamo atto. Altre domande? Pubblico Ministero, si accomodo. Se il signor Rina conosce Baldassare Di Maggio di San Giuseppe Iato. No, non conosco nessun Di Maggio. Conosce, ha conosciuto Tommaso Buscetta? No, mai visto. Ha conosciuto però Luciano Liggio durante il processo di Bari. Sì, perché eravamo poi imputati nel processo di Bari e ricordo che lui aveva un processo, mi pare, a Catanzaro e quindi io non lo conoscevo fino a quando lui a Catanzaro. Quando siamo, cioè io sono arrivato a Bari e lui è venuto anche dopo e lì ci siamo conosciute perché eravamo nel processo assieme. Ebbe modo di parlare durante lo svolgimento di questo processo con Luciano Liggio? Sì. Luciano Liggio le disse se a sua volta conosceva o meno Tommaso Buscetta? No, non me l'ha detto a me tanto se conosceva Buscetta. Lei sa che Liggio ha ammesso di conoscere Tommaso Buscetta? Ma io non lo so se lui ha ammesso di conoscere Buscetta oppure no. Perché lì in quel processo non era... Buscetta non c'era, era Catanzaro Buscetta coimputato con Liggio. Al processo di Bari non era coimputato con noi altri in Buscetta, quindi non so se lui lo conosceva a Catanzaro oppure no. Pubblico Ministero, chiedo scusa. Rina, mi dica una cosa, oltre all'avvocato Fileccia c'ha altri difensori? Sì, c'ho l'avvocato Fragalà, che gli ho fatto la nomina al giorno 27 perché... In questo processo? Sì. In questo processo? È l'avvocato Molmino. No, in questo processo no, ho fatto Molmino soltanto. Qui c'è Molmino e Fileccia. Vabbè. Ho nominato pure però... Fragalà l'ha nominato in altro processo. Si mette il sostituto, lo nomino sostituto, si mette d'accordo. Voi altri. Presentato l'avvocato Molmino. Sì. Prego, pubblico ministero. Prego. Ha
mai conosciuto Stefano Bontate? No, no, signor. Salvatore Inzerillo? No, nemmeno. Rosario Riccobono? No, non lo conosco. Salvatore Contorno? No, nemmeno. Antonino Calderone? No, non lo conosco. E questi già, gli chiedo scusa, proprio questo, l'ha già negato questo. I pentiti l'ha negato. In particolare, per i pentiti citati dal Presidente, in aggiunta, volevo chiedere se ha mai conosciuto Gaspare Mutolo. Sì, Gaspare Mutolo lo conosco perché è stato in carcere con me nel, non sono sicuro, sarebbe il 66, credo, è stato in cella con me. Ma ricorda se sul personaggio di Gaspare Mutolo, che poi verrà, chiederemo che venga sentito in questo dibattimento, abbiamo chiesto che venga sentito in questo dibattimento, ricorda che tipo di rapporti intrattenne durante la comune detenzione? Ma guarda, posso dirgli che lui era un laciungolotto, così di giornata, faceva il laciungolo, andava a rubare di qua e di là, quindi era lì in cella, lei sa che in cella mettono a me, mettono un altro, quindi eravamo lì come compagni di cella o di cose. Quindi i ragionamenti che potevamo avere erano andare all'aria, passeggio, poi credo che la mamma di questo Mutolo, se non ricordo male, anche in quei tempi stava al manicomio, quindi era una pazza, poverina, quindi era un povero diavolo pure lui, e quindi eravamo lì in cella assieme. Però io chiedo e desidero se posso fare il confronto con questo Mutolo, perché mi pare che Mutolo dice altre cose e io vorrei che farebbe un confronto per vedere se questo Mutolo, queste cose che dice, sono vere o sono bugiarderie. Conosce Giuseppe Marchese? No, non conosco, Marchese. Non conosco Giuseppe Marchese, e posso dirgli anche pure il motivo, se vuole. Perché non conosco nemmeno mia cognata, perché mio cognato, sposato con una sorella Marchese, non ha fatto in tempo a presentarmi quando era fidanzato, perché poi mio cognato è andato a finire in carcere per circa qualche 12-13 anni, non ci siamo viste più, e quindi se non conosco nemmeno mia cognata, che non l'ho avuto presentata, come posso conoscere questo Giuseppe Marchese che non ho mai visto? E per quanto riguarda, conosce Leo Luca Bagarella? È mio cognato, l'ho detto che non lo vedo 14 anni, quindi di quanto ave circa. Nel periodo in cui, ecco, Leo Luca Bagarella era detenuto, ed è stato a lungo detenuto, ha mai avuto sue notizie? No, no, da parte mia non ha mai avuto notizie, né ho scritto, né mi ha scritto, e nemmeno ha fatto colloqui, perché io purtroppo ero nei miei contesti. E dal momento in cui è ritornato ad essere libero lo ha mai incontrato? No, non l'ho incontrato. Conosce Giovanni Drago? No. È mai stato, durante la sua latitanza, è mai stato in territorio... Signor proprio come esterno, non diciamo latitanza, perché ero un libero cittadino, andavo a lavorare, quindi durante... Il periodo in cui si è trovato in stato di irreperibilità, poi ci sono stati tutta una serie di mandati di cattura, nel tempo quindi si è trasformato in latitante, in tutto questo periodo. Ma latitante, ma io andavo a lavorare... ha mai risieduto in territorio di San Giuseppe Iato? No, non sono stato mai in territorio di San Giuseppe Iato. Lei dove è stato? È tutto sempre in territorio di Palermo, della città di Palermo? In parte in territorio di Palermo, in parte in Trapani. Quando lavorava a Trapani stava lì a Trapani. Sì. Cioè perché c'era una casa adibita per dormire, per mangiare. Ha conosciuto Mariano Agate? No, non conosco Mariano. Simone Benenati? No, nessuno. Vincenzo Milazzo? No. Lei ha affermato, signor Rina, che tutti i collaboratori o pentiti, secondo la sua definizione,
obbediscono ad una logica comune, ad una logica, sì, di gestione comune, sì, e l'accusano, sì, per quindi non avrebbe valore il fatto che le loro dichiarazioni siano concordanti. Ma visto che lei praticamente non intratteneva rapporti particolari con nessun personaggio di questo ambiente, né a Corleone né successivamente, per quale motivo tutti questi pentiti dovrebbero accusarla formulando dei racconti così dettagliati, così precisi? Posso rispondere? Sì, certamente. Certo, questa è la... signor Pubblico Ministero, perché io sono i parafulmini di queste qua, cioè praticamente loro, ricercato da Berba, i giornali e televisione, quindi scaricano tutto su questa persona perché prendono più soldi, sono più credute. Io, signor Pubblico Ministero, sape che cosa sono oggi per l'Italia? Io sono il Tortora di Napoli. Se si ricorda del processo Tortora, mi pare, 20 pentiti che facevano gioco con Tortora, che facevano associazione con Tortora e tutte cose, e poi Tortora all'ultimo, poverino, l'hanno fatto pure morire di crepacuore, è stato assolto perché non faceva gioco, non faceva associazione con nessuno. Quindi io sono il Tortora di Napoli, oggi in Sicilia, per i pentiti. Quindi ecco perché i pentiti tutti accusano, perché sabato... dove buttare addosso tutto, perché loro prendono anche di più, perché ognuno che accusa Salvatore Riina alza la pagella, perché lei sa che lo Stato paga a queste signore. E quindi la risposta è questa. Ma il motivo per cui avrebbero scelto una persona all'inizio sconosciuta, No, Salvatore Riina non è sconosciuta, perché ci sono i giornali e televisioni che glielo fanno a diventare grosso e alto, e niente sapendo che invece è piccolo e corto. Signor Pubblico Ministro, ecco perché loro si avvallano di questa propaganda, di questa... Quindi personalmente perché tutti questi pentiti mostrano di ritenerla responsabile di atroci... Ma lo possiamo domandare a loro, perché io il motivo glielo ho detto, perché prendono di più, perché sono creduti meglio, non lo so... Cioè, oppure diciamo, facciamo un'altra, la domanda, la risposta la facciamo in testa. Può essere che le gestisce e ci dice date così, che lo sa, signor Pubblico Ministro. Certo che c'è. Quando lei a proposito di questi omicidi ha esposto una sua ipotesi in ordine a questi omicidi, che vorrei che chiarisse più concretamente. Lei non conosce l'organizzazione Cosa Nostra? No, io non conosco. La conosce attraverso gli organi di informazione, suppongo. Sì, di televisione. Per quanto riguarda tutti quei delitti e gli omicidi che hanno avuto come vittime familiari di pentiti. Ma guarda, io qua non credo che non sono imputato per questo. No, cose. No, assolutamente. Quindi potrei pure dire, però per me la risposta va bene, perché posso dare. Io non ne so parlare, io non ho niente a che fare con queste, mi pare, omicidi trasversali, chiamate. Sì. Posso dare già la risposta, come vedo io. Non ho niente a che vedere né con i pentiti e né con i familiari dei pentiti. Io ricordo al Pubblico Ministero che nessuno un capo di imputazione è stato elevato nelle centinaia come autore materiale del delitto. Quindi tutto come concorrente morale. No, semplicemente, siccome... No, avvocato Filecchia, cioè come mandante. Il signor Riina... Ma è come autore materiale del delitto. Nessun delitto. Questo lo sappiamo. È stato di imputazione. È tutto perché i pentiti lo dicono e basta. È mai stato alla... Conosce la tenuta La Favarella di Michele Greco? No, non sono stato mai in... Ha mai conosciuto Vincenzo Puccio? No, non conosco Puccio.
Va bene, allo Stato il pubblico ministero ha esaurito le sue domande. I difensori debbono fare delle domande? Io nessuna, Presidente. I difensori degli altri imputati? Prego, avvocato. 90. Avvocato Sorrentino, parte civile PDS. Una domanda che non riguarda aspetti criminosi, però devo risalire al collaborante di giustizia Calderone. Nelle deposizioni, che peraltro questo passaggio è stato confermato in dibattimento, riguardo alla vita di Palermo, dice il Calderone: ignoro se Ciancimino sia uomo d'onore, ma non è questo che rileva. Posso dire però che Rina Totò può influenzare fortemente la vita politica e amministrativa di Palermo. Cosa ci può dire al riguardo? Io vi posso dire che non posso influenzare nessuna politica a Palermo, perché non conosco nessun politico, nessun segretario di politici, perché magari conoscessi un segretario, allora potrebbe pure influenzare tramite il segretario la politica, avvocato. Ciancimino, che di Corleone l'ha conosciuto. Io non conosco Ciancimino, perché Ciancimino è forse nato a Corleone, ma non ha mai stato al paese a Corleone. Io non conosco nessuno Ciancimino. Dico, capisco che può essere, ma perché Calderone dice ciò? Calderone afferma di avere conosciuto Rina intorno agli anni 70 a Catania. Ma Calderone, Presidente, io mi oppongo a questa domanda, lo chiediamo a Calderone. Questo volevo rispondere, avvocato, lo domandiamo a Calderone, quindi è semplice. Vabbè. Facciamo il confronto con Calderone e lo chiediamo a Calderone. Grazie. Vabbè, e allora se nessun altro ha da fare delle domande, possono riaccompagnarlo al suo posto. Una riserva su istanze, sull'ennesima istanza formulata dalla difesa dell'imputato Calò. Ne do lettura. Io ho ordinanza. In tribuna stampa, silenzio per favore. Letta l'istanza depositata in cancelleria il 5 febbraio 1993 dall'avvocato Giuseppe Oddo nell'interesse dell'imputato Calò Giuseppe, con la quale viene prospettata una presunta violazione del diritto di difesa connessa all'allontanamento del predetto Calò dalla casa circondariale di Termini Imerese, ove lo stesso trovavasi in ristretto, effettuato in data 20 gennaio 1993 e protrattosi fino al giorno 31 successivo, osserva: il precetto contenuto nella disposizione di legge richiamata dall'istante, articolo 26, disposizione di attuazione Codice Procedura Penale 1930, obbligo di permanenza dell'imputato nel luogo del giudizio, va correttamente riferito ai giorni in cui si svolgono le udienze in modo continuativo, ma non si estende ai periodi in cui il dibattimento rimane sospeso per un tempo apprezzabile. Nel caso in esame risulta, attraverso le notizie contenute nell'istanza medesima, che il Calò rimase assente dalla casa circondariale di Termini Imerese a partire dal 20 gennaio 1993, data successiva a quella dell'udienza 14 gennaio 1993, in cui la Corte adottò la decisione di espletare, con le modalità prescritte dall'articolo, dagli articoli 450 bis, 453 e 454 Codice per l'ufficio penale 1930, l'esame di Gaspare Mutolo e Giuseppe Marchese. Al 31 gennaio 1993, giorno antecedente l'udienza di rinvio del dibattimento, nella sua sede ordinaria, al 1 febbraio 1993. Poiché in tale intervallo di tempo non poteva svolgersi alcuna attività dibattimentale, è chiaro che l'assenza del Calò in tale periodo dalla sede carceraria assegnata di questo giudizio non poteva comportare alcuna violazione del suo diritto di difesa. Per questi motivi rigetta l'istanza. Grazie.
questa, la prende. Il presidente comunica che dalla casa circondariale di Termini Imerese è pervenuta la copia del diario clinico relativo al detenuto Geraci Antonino. Tale documentazione viene allegata agli atti. Infine abbiamo da adottare qualche determinazione per quanto riguarda le richieste che sono pervenute da parte di Di Marco Domenico, che voleva essere sentito come testo, però credo che ci debba dare. Prego. Si accomoda. 79, grazie Presidente. Presidente, prima che la Corte prenda adotti decisioni su questo punto, ho da adempiere a un preciso dovere, e cioè fornire alla Corte stessa del materiale che mi è pervenuto. Nei giorni scorsi mi si è riferito proprio ieri il Di Marco, comunque persona qualificatasi per Domenico Di Marco, si è recato a casa della signora Irma Chiazzese Mattarella ed è anche riuscito a raggiungere l'abitazione della stessa, con la quale chiedeva di conferire. Non avendo avuto alcuna accoglienza, ha lasciato, credo introducendola sotto la porta dell'abitazione, una busta con due fogli uso bollo, uno dei quali porta come intestazione omicidio Mattarella ed è indirizzato per Irma Mattarella e figli da consegnare all'avvocato Crescimanno, parte civile, e un altro che inizia con le parole il collaboratore Di Marco Domenico è stato ammesso, eccetera. Nel primo foglio si formulano, tra l'altro, per cui mi astengo per il momento dal leggerlo perché sarà la Corte eventualmente a valutare se se ne deve dare o meno lettura in questo dibattimento, si forniscono tra l'altro indicazioni relative all'omicidio Mattarella, così come se ne forniscono numerosissime con riferimento ad episodi e fatti assolutamente estranei a questo dibattimento. Il secondo foglio è una sorta di autopresentazione con indicazioni di processi nei quali è intervenuto lo stesso Di Marco, un curriculum, un foglio di benemerenze, non so bene come definirlo. Va bene. Beh, questo non si adatta perfettamente, ma comunque rende il concetto, ed è l'unico dei due fogli che porta una apparente firma di Marco Rosario. Il primo foglio, quello che parla dei processi, non porta firma alcuna. Ritengo appunto doveroso da parte mia, dovuti consegnati dalla signora Irma Chiazzese Mattarella, ritengo doveroso da parte mia fornirli alla Corte per le eventuali determinazioni. Sarà poi la Corte a valutare se questi fogli debbono o meno andare in Procura della Repubblica, appunto è una valutazione che la Corte farà nella sua saggezza. Sul punto, avvocato Calasso, sul punto, aspetti allora. Chiedo quindi di poter... Avvocato Crescimanno, ci faccia la cortesia... abbreviamo i tempi tecnici, sì. Li dia direttamente al pubblico. Benissimo. Ministero che c'ha un dossier. Senz'altro, quale ci deve dare. Mi dà la parola su questo punto. Sì, l'avvocato Fileccia si oppone alla produzione di queste dichiarazioni, perché sono firmate, perché provengono da un individuo già noto alla Procura della Repubblica di Palermo, già noto ad altre corte, non so a questa corte d'assise, per cui ritengo che sia perfettamente inutile acquisire agli atti quanto da costui dichiarato. Va bene. Vi riservate oppure ci dite qualcosa subito? No, già il pubblico ministero ha nella requisitoria scritta, con osservazioni fatte proprie più o meno dal giudice istruttore, ritenuto la inutilità della testimonianza del signor Di Marco in questo processo. Per ragioni illustrate in quella sede, in sostanza il signor Di Marco si presenta più o meno per tutti i processi che appaiono, che hanno notizie adeguate sui giornali, fornendo dichiarazioni di solito del relato, qualche volta presuntamente di prima mano. È stato anche detto dagli organi di polizia che all'inizio furono incaricati delle indagini, che si tratta appunto di notizie attinte esclusivamente dai giornali, è assolutamente inattendibile. Se la Corte sentisse il bisogno, assieme alle due pagine dell'avvocato Crescimanno, io ho procurato, ma non sono tutte, una sessantina di pagine
di esposti mandati in procura o anche a Caltanissetta dal signor De Marco, che testimonia che per qualsiasi omicidio spunti sul giornale lui è in condizione di riferire qualcosa. Quindi il pubblico ministero si oppone all'audizione del Di Marco. Allora, la Corte. La Corte tenuto conto delle risultanze offerte dal pubblico ministero e dalle osservazioni prospettate dalla difesa dell'imputato Riina, nonché del contenuto della missiva offerta oggi dalla difesa di parte civile Mattarella, poiché dalla documentazione offerta in visione dal PM si ricava in modo inequivocabile che il Di Marco non potrebbe offrire alcun contributo attendibile alla decisione di questo procedimento, alla decisione di questo procedimento, per questi motivi dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta della propria audizione fatta pervenire da Di Marco Domenico. Avvocato, dica, avvocato Calasso. Presidente, io, avvocato Calasso, parte civile di Salvo, io in relazione anche alla prima parte dell'interrogatorio di Riina volevo ribadire, sollecitare la richiesta già formulata nell'ottobre scorso di audizione di Mutolo Marchese e di Leonardo Messina, e anche, come dire, una certa urgenza ormai di ascoltare cosa già decisa dalla Corte, Buscetta e Marino Mannoia. Quindi Marino Mannoia c'è da ammessa, sì, aspettiamo, sì, di avere il via dalle autorità. Sì, ma anche Buscetta mi pare che la Corte aveva già deciso. Anche Buscetta, sì. Mentre per gli altri tre io mi permetto di insistere, Presidente, anche in relazione a quello che abbiamo ascoltato stamattina. Il pubblico ministero a sostegno della richiesta che ha già fatto, sia per Mutolo che per Marchese, deve aggiungere qualche altra cosa? No, noi siamo, già abbiamo anticipato di essere favorevoli all'audizione, anzi facciamo nostra la richiesta di audizione di Marchese, Giuseppe, Mutolo Gaspare e aggiungiamo Drago Giovanni. Solo alla prossima udienza però potremo depositare quella, con tutti quei limiti che si sono sempre detti a proposito dell'immissione degli atti di nuovo rito in un processo vecchio rito, comunque quelle copie di dichiarazioni che costituiranno in qualche modo il capitolato di prova su cui ammettere queste, sentire se la Corte riterrà queste persone. Non siamo invece favorevoli all'audizione di Messina Leonardo, che secondo noi in questo processo, per i temi oggetto di questo processo, non è in condizione di portare contributi utili. Avvocato Calasso, dovrebbe lei dirci se e perché ritiene, la Corte non conosce assolutamente le dichiarazioni di Leonardo Messina. Il pubblico ministero ci dice che non è utile, lei dovrebbe specificare perché secondo lei invece lo è.
Presidente, la ragione sta in ciò che è stato pubblicato nei giornali riguardanti delle deposizioni rese o dichiarazioni comunque rese da Leonardo Messina con riferimento proprio all'imputato che abbiamo ascoltato stamani. Non le conosciamo, dobbiamo aspettare di averle, avvocato. Sono quasi un fatto notorio, non saprei altro. No, notorio niente, giornale. Presidente, non saprei altro che dire. Cioè, mi pare che, siccome di Cosa Nostra, della Commissione, di Riina come numero uno di Cosa Nostra, Messina ha parlato e ne hanno parlato i giornali e sono state divulgate ampiamente, addirittura pubblicati stralci della motivazione dei mandati di cattura per il delitto Lima, insomma mi pare che, voglio dire, se vogliamo dire che non sappiamo la ragione, non la sappiamo, la dobbiamo acquisire, io, a me non è che importa molto questo, Presidente, io volevo sollecitare, proprio per avere sentito qua Riina nella prima parte del suo interrogatorio, una certa, come dire, urgenza che vengano ascoltati qui e, se del caso, anche che venga disposto un confronto in relazione alle cose che sono state dette. Presidente, a questo proposito, tenendo in considerazione le ultime osservazioni dell'avvocato Galasso, nella prossima udienza, con preghiera per l'avvocato Galasso e gli altri difensori interessati, di precisare, posto che non si possono citare in questo momento le dichiarazioni del Messina formalmente, di formulare il capitolato di prova sul Messina, anche il pubblico ministero si riserva di adottare le sue conclusioni per questa audizione. Ah, ecco, trasformate le vostre conoscenze giornalistiche in capitolati di prova, ecco. Scusi, Presidente, mi dà la parola. Sul punto. No, ma dobbiamo avere un certo ordine. Sì, Presidente. Ecco. Esauriamo questo punto. Sì, no, che non facciamo? Scusi, Presidente, io adesso, non a proposito del capitolato di prova da formulare, io non credo di essere tenuto a farlo, non ho difficoltà a farlo. Se lo chiede non lei. Sono tenuto a farlo. Non se lo chiede lei. No, voglio dire, scusi, Presidente, che se si va a riprendere l'istanza formulata da me a suo tempo per l'audizione, per sentire Messina, le motivazioni ci sono, ma detto questo non ho nessuna difficoltà a riformularle, a renderle più precise. Se ci sono e sono verbalizzate non è problema. Sono l'istanza che presentammo, un'istanza motivata. Quella. Va bene, allora la difesa... Presidente... No, fatemi verbalizzare per cortesia, che poi le cose sfuggono. La difesa di parte civile di Salvo insiste nella richiesta già formulata di audizione come testi di Mutolo Gaspar, Giuseppe Marchese e Messina, come si chiama? Leonardo? Leonardo. E Leonardo Messina. Mutolo Gaspar, Giuseppe Marchese e Leonardo Messina. Il pubblico ministero si associa alla richiesta per quanto concerne l'esame di Gaspare Mutolo e Giuseppe Marchese, riservandosi di produrre alla prossima udienza copia delle dichiarazioni da costoro già rese da utilizzare come capitolato di prova, e si riserva di esaminare il contenuto del corrispondente articolato che la difesa della predetta parte civile
vorrà produrre. La parte civile PDS deve fare delle richieste. Che numero è, avvocato? Che numero è? 89. Avvocato Grosso, difensore di parte civile PCI PDS, devo rammentare la Corte che in data 12 gennaio 93 questa difesa di parte civile ha presentato un'istanza affinché fosse acquisita il verbale degli interrogatori da parte della Commissione Antimafia dei predetti Buscetta e Messina. Dov'è che l'ha presentata? Qui? In quest'aula, sì, è stata illustrata dall'avvocato Sorrentino. A questa difesa sembrava estremamente utile questa acquisizione perché da questi verbali, peraltro notissimi in quanto sono stati ampiamente riportati dagli organi di stampa, emergeva una serie di spunti sui quali poteva svolgersi un utilissimo interrogatorio nel momento. La dichiarazione resa all'antimafia da chi? Pardon? Degli interrogatori resi all'antimafia da parte dei pentiti Buscetta e Messina. No, non è stata ancora rigettata quanto mi risulta. No, mi risulta male. No, c'è una riserva della Corte. C'era una riserva della Corte. C'era un'opposizione che, devo dire, mi ha lasciato un po' stupito dell'ufficio della Procura della Repubblica, del Pubblico Ministero, c'era la nostra istanza. Non ci risulta che a questa istanza sia stata ancora data risposta dalla Corte. Udienza del 12 gennaio 93, presentata dall'avvocato Sorrentino. Se non è stata decisa, la decideremo. Tutto qui. Allora possiamo rinviare. Presidente, mi scusi, io avevo chiesto la parola. Sulla richiesta di citazione del Leonardo Messina. Io, Presidente, ho assistito all'interrogatorio fatto dal GIP di Caltanissetta, dottor Bongiorno, a Rina Salvatore, relativamente all'operazione Leopardo che trae fondamento dalle dichiarazioni di Leonardo Messina. Le contestazioni che sono state fatte a Rina per questo processo sono estremamente generiche e non hanno nulla che possa essere ricondotto a questo processo. Per questi motivi noi chiediamo che sia rigettata la richiesta. L'avvocato è passato tanto tempo che non mi ricordo più il suo nome. Prego. Sì, grazie Presidente. Avvocato Longi, signor Avanti Valerio, desidero fare due richieste, Presidente. La prima riguardo l'espulsione dibattimentale di un test che è stato sentito appunto come test in questo processo dal giudice istruttore. Il riferimento preciso è l'epoca della conoscenza, sembrerebbe avere una certa rilevanza questo aspetto, tra il Francesco Mangiameli e Valerio Fioravanti. La persona che intendo indicare è Vaccaro Gaetano, sentito dal giudice istruttore appunto in questo processo. Posso dare il riferimento processuale, Presidente, il volume 20, foglio 64, 29, 40. Vaccaro Gaetano era l'unico referente, insieme al Francesco Mangiameli, a Palermo, di quell'organismo di estrema destra denominata Terza Posizione, con sede in Roma. Sembrerebbe quindi essere al corrente della precisa... potesse in grado di datare in maniera precisa l'epoca della conoscenza tra il Valerio Fioravanti e il Mangiameli stesso. L'altra richiesta riguarda il processo, se non ricordo male, denominato Narlo 1, celebratosi in Roma, Corte d'Assise di Roma, Presidente. Narlo 1, denominato processo per gli omicidi Mangiameli, Evangelista, Cialabba ed altro. Tutto il processo? No, Presidente, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma, tesa ad accertare, e che accerta anzi, le motivazioni dell'omicidio Mangiameli, che ritengo che possano avere una certa rilevanza in questo processo. Ma mi pare che la... Di primo grado solo, cioè, Presidente, è acquisita soltanto quella di primo grado, non quella della Corte d'Assise d'Appello. Ah, la Corte d'Appello, sì. Ho capito, sì, sì. Va bene. Insisto nelle due richieste. Va bene. Decideremo anche questo. Grazie. Quindi la verbalizziamo, questa è l'avvocato Salvalongi. Fa richiesta di audizione del test, come si chiama il test? Vaccaro Gaetano. Vaccaro Gaetano. E chiede l'acquisizione di che cosa? L'acquisizione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello. L'acquisizione della di Roma. Sentenza emessa dalla
Salvo. Di Roma in data? Non la so questa. Non ho il riferimento preciso. Comunque per l'omicidio Mangiamedi ed altro. Denominato NAR 1. Procedimento per l'omicidio Mangiamedi. Altri dati. Era riservo di fornire poi in cancelleria. Il pubblico ministero su questa richiesta deve esprimere parere. Il ministero su questa richiesta non si oppone all'audizione del test Vaccaro, che peraltro è stato sentito dal giudice istruttore. Per la verità non vedo l'utilità della sentenza di acquisire un'ennesima sentenza di appello. Comunque si... Di appello è solamente. Prego. Quella di primo grado c'è, di appello. Quella di primo grado è agli altri. Sì. Ed è confermativa? Sì. E se è confermativa allora? No, è molto importante sulle motivazioni. Comunque non si oppone alla a questa richiesta. Le ordinanze di seguire l'iter fino alla casa. Quindi lei si associa? Va bene. Per la verità sono state acquisite mano a mano tutte le sentenze possibili e immaginabili in linea di massima. Sarà sfuggita questa in particolare? Sì, perfetto. No, ci sono anche le sentenze. Allora, la Corte quando riserva? La Corte no, ammette. La testimonianza indicata dalla difesa Fioravanti e il Presidente si riserva di determinare la data per la sua audizione. Per la sua audizione. La Corte ammette altresì la sentenza, la produzione della sentenza dalla Corte di Assise di Appello di Roma, resa nel procedimento concernente l'omicidio di Mangiamelli Francesco. Si dovrebbe richiedere, perché non è che... E la richiediamo. Quindi ammette... Facciamo in modo di avere la data. Certo, no, non mi riservo di fornire in cancelleria gli estremi della sentenza. Presidente, rinvia il procedimento. All'udienza dell'11 marzo 1993, ore 10, disponendo la ritraduzione degli imputati detenuti. Ore 10 ha detto. Ore 10, sì. È tolta.